L'ultimo appuntamento della stagione per la Lega, poi si inizia a far sul serio, poi si inizia con il trofeo degli Atenei. Per arrivarci però si passa da qui, Real Dronno contro le Aquile. Le Aquile che hanno bisogno assolutamente dei tre punti. Sono a 13 in questo momento, Real Dronno è a 15 e quindi non vorrebbe farsi superare. Il peggio che può capitare però a quelli con la maglia giallorossa è di finire terzi anziché secondi. Quindi Real Dronno già qualificato al trofeo degli Atenei. Le Aquile hanno bisogno dei tre punti, perché la Stombirra nella prima partita di questa sera ha vinto e quindi è a 15. Le Aquile le devono superare. Che sia una bella partita, che sia un bello spettacolo. Buonasera a Giovanni Barsotti, buon calcio a tutti. Vicino a lui Doda e Giochei, occhio questo pallone perso però. Ma Neo calcia e batte subito Rossoni, fa 1-0 per il Real Dronno a 200 all'ora la partenza dei giallorossi. Sarà una grande gara però. 1.30 per me. Doda. Giocheia forse. No, Doda va da solo, vede anche la porta, vuole calciare, diventa un assist dall'altra parte per Gio Marcai. Gio Marcai, tanto per cambiare, 17 volte in questo campionato. Fa 1-1. Bella partita. Caricatori, robe cazzate così coperte. Occhio al destro dalla distanza di Gio Marcai ancora. La doppietta in due minuti del numero 7. Adesso sono 18 in campionato, meno 2 da Galletta. L'ha già pareggiato, prima praticamente è venuto a dircelo in postazione mentre giocava la Galletta. Ancora non sono primo ma voglio diventarlo questa sera. 2-1, è iniziato bene di Gio Marcai. Occhio a questo recupero però di Doda in area di rigore. La mette bassa per Giocheia. La palla fuori. Galimberti che prova a ripartire per Rami, dall'altra parte subito con contento. Calcia Rami Rossoni in qualche modo. E poi Niku che ci mette la zampa per allontanare, una partita bellissima adesso. Calcio d'angolo per Maneo, cioè Galimberti sul secondo palo, contento anche Codir sul primo. Ha parato Rossoni non so come, poi la palla è sempre buona, Martinez ha fischiato. Un po' di spazio, Pulai che premia, io ti do da quella parte. In mezzo per Pulai, la gaccia calcia. Palo di Pulai clamoroso, contropiede dall'altra parte. C'è contento che la lascia Maneo. Maneo vuole calciare Rossoni. Ha portato uno, vedi che grosso. Fa la trage, ha battuto dalle Aquile, fa scorrere Doda per Niku. Franco vola, stava per fare un gol pazzesco però. Kotos Niku Kalin. Io ti do da Franco ancora. Scherza con l'avversario, calcia in porta, Gio Marcai, Franco si distende. Berniano su Edmond Doda. Qui protesta ancora Edmond Doda ma la palla è sempre lì. Riproverato anche da Niku. Ma dalla distanza arriva il gol di Gio Marcai. Che buca Franco, tripletta di Gio Marcai. A meno uno da Galletta adesso, a 19. Protestava Doda, che adesso litiga anche un po' con Berniano. Gio Marcai, l'ho già detto prima, esemplare. Ma può andare in gioco nella... Per comportamento, sta dicendo a tutti di non protestare i suoi e ha chiesto anche gentilmente agli avversari di smettere di recriminare sulle decisioni di Martinez. 3-1, tripletta Gio Marcai. Sono rapidi, porco demonio. Martinez dice che basta così. Primo tempo. Ma che sfruttiamo. Andiamo, l'ho fatto bene. Hai recuperato Gio Marcai in area di rigore, liberato da Giocheia. Manca l'appuntamento con il poker e con l'aggancio a Galletta. Palla sul primo palo, arriva Maneo sull'assist di Codir, fa 3-2, la riapre. Anzi, Galimberti, è Galimberti che ha segnato, non Maneo. Sul primo palo con il destro. Tutto riaperto, sarà un gran finale adesso, un gran finale. Da un ritmo infernale adesso, Giocheia va con l'esterno, la tocca per Gio Marcai. Pulai vede la porta, vuole calciare Pulai. Palleggio di Pulai, che giocatore, che eleganza di Pulai. Vuole calciare. Poi Gio Marcai col sinistro in mezzo per Giocheia, che era solo ma non la chiude sul 4-2, perché la manda alta. Contento, è arrivato Niku. Quindi Doda, fallo di Maneo, calcio di punizione. Sam, dai la cindina. No, dai, to. C'è. Sono arrivato. Arriveranno. Occhio a questa conclusione che va sul palo di Doda. Ancora Doda. Gio Marcai sul pallone. Calcia forte e preciso e fa un gol bellissimo. 20 volte Gio Marcai in questo campionato. Pareggia Galletta. Lo prende
ed è primo di nuovo in testa alla classifica dei cannonieri. 4-2, 4 gol di Gio Marcai, pokerissimo. Sapete quanto manca? Non tantissimo. 5 minuti. Doda. Edi Doda, col piazzato, 5-2, la chiude in finale di gara. Segna anche Edi Doda sull'assist del fratello Ioti. Le Aquile prendono il volo, fanno i 3 punti, vanno a 16, superano anche il Real Dronno e passano come seconde nel loro girone. Kai va via, vuole liberare il sinistro, invece va da Giocheia, che riesce a calciare alto.